Il martedì grasso organizzato dal comune di Pordenone ha fatto contente tutte le età con una doppia proposta. La manifestazione, che si è spostata a causa maltempo nella sede dell'ex deposito Giordani, ha offerto un momento di svago, gioco e divertimento ai bambini e alle famiglie intervenute. In contemporanea, anche alla Casa Umberto I in Piazza della Motta si è svolta la tradizionale ed ormai ventennale lotteria di carnevale. Come elemento tematico della festa, gli ospiti hanno scelto le Hawaii ed hanno provveduto anche a realizzare da sé i vestiti e gli addobbi. Alle 15.30 nel salone di Casa Serena a Torre, anche gli anziani, i loro familiari e gli operatori della casa sono stati coinvolti in un vero e proprio viaggio nel tempo che ha attraversato le diverse epoche, partendo dalla preistoria per proiettarsi nel futuro. Colonna sonora della festa sono state le canzoni del duo New Melody, che ha proposto un repertorio diversificato con brani e balli caratteristici di ogni genere ed epoca. Anche quest'anno abbiamo rinnovato la tradizione del carnevale. Quest'anno si fa sia a Casa Serena che alla Umberto I, visto che dal 1° di gennaio le due case di riposo sono diventate un'unica azienda. Abbiamo deciso quest'anno di farlo al pomeriggio perché in questo modo abbiamo voluto portare all'interno della struttura il territorio con i residenti del territorio, con i familiari che partecipano anche con i nipoti e i pronipoti. Continua a divenire nelle iniziative che stiamo tentando di portare avanti e di fare assieme tra le due strutture.